Ciao, bellissimo mondo della skincare. Oggi faccio un video leggermente diverso dal solito. Parliamo di protezione solare, però non di come applicarla, ma di come toglierla. Esattamente, avete capito bene, perché tutti quanti diciamo quanto è importante applicare la protezione solare, però effettivamente non ne parliamo abbastanza su come toglierla correttamente. Perché tante persone sono convinte che basta andare in doccia, lavarsi con l'acqua, oppure la cosa peggiore, con il bagnoschiuma, lavare direttamente anche il viso, anche se oggigiorno ci sono anche dei bagnoschiuma che si possono utilizzare anche per il lavaggio dei capelli, del viso. Non basta, perché se voi vi lavate in questo modo, prendete magari un asciugamano bianco e vi andate ad asciugare il viso, vedrete che lascerà delle macchioline, degli aloni, perché comunque sono i filtri che sono rimasti sulla vostra pelle. Quindi bisogna imparare a fare la doppia detersione per togliere tutto, dalle impurità al filtro solare. Poi tanti dicono: ma io non mi sono mica truccata, quindi ho truccato, quindi perché dovrei fare la doppia detersione? Ma per togliere il filtro ci vuole. Di solito nella doppia detersione va usato un detergente oleoso, uno struccante oleoso e poi uno acquoso. Io dico sempre di cercare quelli delicati, in modo che il primo, essendo oleoso o burroso, per affinità va a sciogliere tutte le impurità e porta via. Poi con quello schiumogeno acquoso andremo a rimuovere tutto quanto. Quindi è molto importante fare la doppia detersione, che non tutti, ahimè, non fanno. Un'altra cosa, se una pelle non viene detersa pulita come si deve, è inutile che noi dopo andiamo ad applicare prodotti sulla pelle non pulita, perché poi magari diciamo: ah, ma quel prodotto non è buono, insomma, non ha fatto nulla. In realtà non è riuscito ad andare da nessuna parte perché magari ha trovato il filtro solare che sta sulla nostra pelle e quindi non è riuscito ad andare oltre. Poi, soprattutto adesso abbiamo queste protezioni solari che sono resistenti all'acqua. Quindi capite che lavandoci solo con l'acqua non fate assolutamente nulla. Poi sicuramente quando uno sta in spiaggia o in piscina o in montagna o in città, magari uno suda, si pulisce un po' di protezione solare e se la porta via, però non è che ha eliminato tutto. Quindi mi raccomando, utilizziamo la doppia detersione. Adesso io vi faccio vedere come faccio io di solito. Io la faccio sempre perché comunque la protezione solare la uso durante tutto l'anno, tranne ecco che magari ci sono dei periodi invernali che insomma è tutto buio, ma raramente. E quindi procedo con la doppia detersione. Io vi faccio vedere i prodotti che abbiamo già utilizzato, quindi che vi ho spiegato già singolarmente, quindi non vi sto ad ubriacare ulteriormente. E qui sopra magari vi metto i link per i video già fatti, in modo che potete magari andare a vedere i singoli prodotti. Quindi partiamo con un burro struccante della Clinique Take the Day Off. Questo già ti dice togli la giornata di dosso. Quindi prelevo un po' di prodotto, lo lavoro sulle mani, vedete com'è? Si presenta così. Poi adesso lo vado a lavorare tra le mani e diventerà oleoso. Voilà. Quindi vado ad applicarlo sulla mia pelle, lavoro, massaggiate, perdete quei 5 minuti per togliere il tutto. Io la parte che trucco di più sicuramente sono gli occhi, quindi lavoro senza stropicciare tanto. Perché ecco, se noi, come ho detto prima, non puliamo bene la nostra pelle, applicando queste protezioni solari,
potrebbero fare occlusione, quindi magari far venire punti neri, brufoli, insomma, una pelle non proprio al massimo della sua bellezza, ok? Una volta che ho lavorato il burro, lo vado a rimuovere. Allora, posso fare due cose. Lo posso sciacquare. Voglio far vedere una cosa perché non so se l'ultima volta sono riuscita a farlo vedere bene. Adesso io per rimuoverlo utilizzo un panno che ho già bagnato, però voglio farvi vedere che se bagno una mano con l'acqua e vado a toccare il burro, vedete, diventa, aspetta che non si vede bene, diventa un po' bianco, ma forse non si vede proprio bene. Comunque adesso io lo vado a rimuovere con il mio panno che ho bagnato precedentemente. Voi potete anche sciacquarla, non è che ognuno può fare come più gli piace, insomma. Poi ricordiamoci che la pelle, soprattutto in spiaggia, in piscina, oltre a subire i raggi, subisce anche il caldo, quindi dobbiamo comunque proteggere bene la nostra pelle e anche curarcene dopo, perché una pelle, vi faccio vedere, dopo utilizzo questa mousse qua, stupenda, e perché la pelle comunque subisce, soprattutto chi magari soffre anche, vedete, ho preso una o due plump, ho fatto due o tre plump, soprattutto magari una pelle che soffre anche di macchie, insomma il calore non è che l'aiuta tanto. Poi comunque la pelle si potrebbe anche infiammare, arrossarsi, poi magari noi non ce ne rendiamo neanche conto, perché comunque la pelle può aver subito perché magari in qualche punto non abbiamo applicato bene la protezione. Quindi bisogna prendersi cura della pelle anche il dopo, insomma, dopo aver deterso bene. Quindi dobbiamo cercare sempre di utilizzare anche prodotti che non siano aggressivi, perché la nostra pelle ha subito. In più, se noi andiamo a utilizzare dei prodotti che magari sono un po' troppo per la nostra pelle, c'è il rischio che si vada a rovinare anche la barriera cutanea. Quindi facciamo un ulteriore danno. Ok, adesso che ho passato la mia mousse, che l'ho massaggiata per bene, vado a risciacquare il mio viso. Per me lo step della detersione è quello più importante, perché se detergiamo bene la nostra pelle, dopo il resto avrà tutto più effetto. Vado a risciacquo. Ed eccomi qua, che bella la sensazione di una pelle pulita, mi piace tantissimo. Quindi vado a tamponare senza stressare la mia pelle ulteriormente. Allora, una volta pulita la pelle, cosa posso fare? Magari se ho una pelle che sento che magari in qualche punto tira leggermente, magari dove non ho messo abbastanza protezione, quindi la pelle magari si è leggermente infiammata, arrossata, cosa posso fare? Allora, non metterei troppi prodotti per non aggredire la pelle, ma posso fare due cose. Allora, prendo i miei lipidi, gli Essential Lipids, e ne prendo una pipettata. Vado ad applicarli su tutto il mio viso, anche sul contorno occhi, potete andare tranquilli, mi piace tantissimo.
E poi cosa posso utilizzare? Posso utilizzare la crema Ultra Repair. Questa è favolosa perché la potete utilizzare sia sul corpo che sul viso. Ha un profumo favoloso, super super mega favoloso. È adatta a tutti, quindi bambini, adulti. Quindi magari può essere anche comodo quando si va in vacanza, si porta un prodotto che può essere utilizzato da tutti, quindi veramente versatile. Allora, agitatela un pochettino prima di utilizzarla. Questa è favolosa perché è piena di ceramidi e insomma poi va a lavorare sul DNA del riparare dopo che la pelle ha subito. Insomma, vado ad applicarla, è super leggera, ha un profumo delizioso. E quindi ecco, questo è stato un video dove vi faccio vedere cosa si può fare. Allora, innanzitutto la prima parte indicata per tutti i tipi di pelle, va fatta la doppia detersione, mi raccomando, per togliere tutto la doppia detersione va fatta. Quindi dopo cosa ho fatto? Per andare a lenire la mia pelle che magari si è arrossata, ho utilizzato i lipidi e la Ultra Repair, favolosa. E quindi niente, questo il video è dedicato a come togliere la protezione solare e come idratare la pelle dopo senza utilizzare troppe cose. Spero che il video vi sia piaciuto, se è piaciuto mettete un like, se non è piaciuto un like. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!